tanti ritornelli. Salve a tutti, benvenuti ai ritornelli anche oggi. Ormai siamo a metà settimana, bisogna organizzarci per il weekend, per andare a ballare le nostre sagre, le nostre feste. E poi c'è veramente tante persone che ci seguono, che quando ci incontrano ci fanno tanti complimenti. Oggi partiamo con anni 60, che sarebbe un bel rock. Un bel rock, cioè il chiodo ce l'hai? Che mi metto il chiodo. Devo dire che questa canzone in alcuni locali del nord, dove fanno i cosiddetti bughisti, ci sono tutte queste che ballano tutto tipo rock, così, usano questa canzone quasi come sigla d'apertura. Vero. E quindi sono veramente molto contento. Poi abbiamo un revival VIP meraviglioso, dopo vi spiego tutto, che si tratta di Tom Jones. Il tuo Tom Jones, Il mio cantante favorito. Mostruosamente bravo. Poi Matteo Bensi con Firenze Sogne. Bravo. Poi conosciamoli meglio, Rossella Ferrari e Casanova alle 7. Puntualissimi. Enrico Rosteni, Renato, l'inviato dal supermercato di Cecina, come dice lui. E poi Dino Bucciante con Non dirmi mai, un'altra bella canzone che abbiamo scritto insieme io e Dino. E allora, andiamo con... Anni 60, partiamo? Anni 60. Nei jukebox cantavano Twist and Shout, i Beatles con Please Please Me and Yesterday, Bob Dylan Blowing in the Wind, This Hour Never Like cantava Elvis Sinatra, cantava Night and Day. E vai 60 sono qua, e vai 60 ancora qua, la musica moderna è nata in quegli anni là. Hey, hey. Soldi in tasca giravamo noi, con pioggia o vento, una lambretta e poi concorsi senza perder mai, il fuoco degli eroi non si spegneva mai, cantare di tutto è rock and roll and roll and roll. E vai 60 sono qua, e vai 60 ancora qua, la musica moderna è nata in quegli anni là. E vai 60 sono qua, e vai 60 ancora qua, la musica moderna è nata in quegli anni là. Hey, hey, hey. Insieme a tutti quanti noi, con lei, con lei, con lei, amore, poi con lei, con lei, coinvolgiamo lei, la musica. Sister music, it's alright. Tornando a casa sempre tardi poi, mamma mi diceva non uscirai più, ma il fuoco degli eroi che era dentro noi cresceva e non si fermava mai, cantare di tutto è rock and roll. E vai 60 sono qua, e vai 60 ancora qua, la musica moderna è nata in quegli anni là. E vai 60 sono qua, e vai 60 ancora qua, la musica moderna è nata in quegli anni là. Hey, hey. Rock
Revival VIP, io lo so chi c'è oggi, io lo so, e non devi raccontare niente su Ma devo raccontare tutto, perché io ho avuto la possibilità, io incontrai Tom Jones la prima volta al Barracuda di Londra, diverse volte, mi faceva anche dei complimenti, eccetera. Poi l'ho incontrato quando ero a Las Vegas, fine anni 70, dove facevo tre spettacoli al giorno, uno alle 11:30, uno alle 3:30 e uno alle 6:30, di mezz'ora, con un'orchestra di 18 elementi. Pensa che la sera, con la stessa orchestra, aggiungendo solo tre coriste, faceva uno spettacolo di 2 ore, lì al Golden Nugget, dove sapete, a Las Vegas non si ferma mai, il spettacolo è 24 ore su 24, c'era Tom Jones. Tom Jones, hai capito. E così, è stato un mese meraviglioso, che non dimenticherò mai. E noi ce lo vediamo oggi in When I Fall in Love, in un video originale del 1969. When I Fall in Love è una canzone popolare scritta da Edward Heyman e da Victor Young nel 1952. È stata interpretata e registrata da artisti come Doris Day, Nat King Cole, Johnny Mathis e tanti altri. Tom Jones ne fece una nuova versione 58 anni fa, nel 1966, e la pubblicò nel suo album intitolato From the Heart. When I Fall in Love è una ballata sincera e senza tempo. Il testo descrive le profonde emozioni vissute quando ci si innamora, ai noi. E allora andiamo con Revival Super VIP alla grande. Volare. It will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love is seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or Firenze sogna è una canzone straordinaria dedicata alla nostra Firenze, in questo caso ce la fa ascoltare Matteo Bensi, prodotto dalla Abbey Record. Firenze sogna. Intorno c'è tanta poesia, per te vita mia, sospira al mio cuore. Sull'Arno d'argento si specchia il firmamento ed un sospiro, un canto si perde lontano. Dorme Firenze sotto il raggio della luna, ma dietro ad un balcone veglia una Madonna bruna.
firmamento ed un sospiro, un canto si perde lontano. Stretti, stretti cuore, a cuore. Senti, io faccio partire la sigla e poi ci pensi tu. L'artista è arrivato. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane. Nel salotto di Ritornelli, Mariangela Arcangeli, Mary Star, Mary Star Agenzia, Production, di tutto un po', curi gli artisti dalla loro nascita. Abbiamo le produzioni, lo studio di registrazione, poi organizziamo anche concerti perché abbiamo fatto un po' tutto quello che segue il festival. Quindi però, grandi eventi, tanti anche, eventi. Eventi che sono spesso collaterali anche a questo collaterali, festival. Collaterali, certo, facciamo parliamo San di Sanremo. Esatto, sì, facciamo poi parliamo Sanremo. Di Roma, Cinecittà. Cinecittà World a agosto, Sanremo a febbraio, quando, durante il Festival della Canzone Italiana, che sarebbe il nostro Sanremo, facciamo questo programma dove portiamo i cantanti a partecipare e a esibirsi in varie location della città dei fiori. Beh, io ti faccio le domande e fingo di non sapere niente di questo ma concorso, sai invece tutto. Sono tanti anni che veniamo, sia io che Luciano Nelli, sì. Appunto come prima in veste di giurati, adesso Luciano Nelli è salito è in cattedra onore, come è un presidente per noi di giuria. Avervi sempre al nostro fianco. E io mi occupo della serata finale con Alessandro Masti di Radio Toscana, conduzione. Con la conduzione. Non solo, da questo festival poi ogni anno viene prodotto un bellissimo CD. Sì, perché io sono per le produzioni, cioè per avere qualcosa a mano che è proprio testimoni di concreto. E quest'anno abbiamo fatto una bellissima cosa perché ci siamo anche uniti prima con la Dinamo Camp gli anni precedenti, sì, quest'anno Teleton. Con la Fondazione Toffa, quindi c'erano presenti nella serata di presentazione appunto di questo CD i genitori di Nadia Toffa. Sì, fu una serata emozionatissima perché questo è un CD, sì. la prima volta che realizziamo un CD con 30 brani inediti. Quindi fu una serata davvero emozionante, poi la conduzione... È stata veramente ricca di Paola. Tanto cuore, abbiamo raccolto cuore. Anche sì, molti una fondi. Sì. E questo non guasta, molti CD venduti, anche la famiglia Toffa insomma è stata molto contenta, fiera del risultato. Anche un cantante ha realizzato, perché da Cosa Vista nasce certo. Cosa, quindi ha realizzato un'altra serata anche una nostra cantante a Milano. Il cerchio si allarga come si è allargato per Sofia Renna che grazie a te ha avuto la possibilità vincendo la sezione junior. Delle più giovani ha potuto avere una produzione discografica da noi dalla Mary Star Music e abbiamo realizzato un brano. Quindi la cosa più vicina alla felicità, il titolo sì, è bellissimo. Sì, lei ha scritto il testo e noi abbiamo fatto la musica, il video, quindi lo promuoviamo su tutti i digital store. Quindi lo vediamo, Mary, così vediamo anche cosa riesce a fare per gli artisti. Sì, Mary è un Star video Production. Dal nostro studio. A grazie presto, Mary. Mille. Grazie. È la cosa più vicina alla felicità. Che ore sono? 3, 4, 5, 6, 7. Stop. Sono arrivati. C'è la Ferrari e Casanova, un loro successo che si chiama appunto alle 7. Ritornerò a casa mia quando alle 7.
cuore perché se spunta la luna ci porta fortuna. Stasera alle 7 da te io verrò con tutto l'amore più grande che ho a farti felice. Ci proverò, ti troverò così con quello sguardo da bambino che ogni giorno voglio a me vicino. Non dare retta a chi ci ha fatto separare, a terra prima o poi dovrà strisciare. Ritornerò Noi abbiamo diversi inviati, in questo caso ce n'abbiamo uno che è in un supermercato, che è Renato, l'inviato del supermercato. Adesso mi direte, dirà delle cose, delle proposte, delle cose, come si chiama, promozioni. Cioè, niente, no. Dice solo delle barzellette, a parte tutto non è Renato, è Enrico Rostelli. Supermarket giovedì, tu lavori lì. Renato, l'inviato spappolato, raffreddato e rincarcato dal supermercato di Cecina con 4E. Allora, di bello, perché noi qui al supermercato ci abbiamo un latte di tre tipi, parzialmente stremato, perché la mucca dopo un po' nella mungi, poi rena si strema. A lunga conversazione, mentre lo bevi chiacchieri, e poi il latte compensato. Per far latte compensato ci vuole la mucca di legno. Un amante al suo amante dopo la prima volta e si incontra. Oh, lo sai, non credevo tu avessi un organo così piccino. E lui di risposta, ma nemmeno io pensavo di andare a suonare una cattedrale. Supermarket giovedì, tu lavori lì. Queste canzoni che abbiamo scritto insieme io e Dino Bucciante, alcune di queste sono veramente belle. Una di queste è proprio questa qua, Non dirmi mai. Dino Bucciante, e testo Luciano Nelli, musica di Dino Bucciante. Eccola. Non dirmi mai queste parole, non dirmi mai che mi vuoi lasciare, la gelosia lo so che fa male. A noi fanno male, danneggiano il cuore. È questo mio cuore che vive di te, da solo si fermerà. Sei tu la mia vita e questa mia vita la voglio con te.
sentimento e per sempre vibrare. Non dirmi mai queste parole, non dirmi mai che mi vuoi lasciare. La gelosia lo so che fa male, perché anche io son geloso di te. Non dirmi mai. Sai quante volte ho sofferto per te, sai quante volte son geloso di te. La gelosia è legata all'amore, ma è meglio se passerà. Ciao carissimi, ci vediamo tutti domani, mi raccomando non mancate di stare con noi, come sempre, arrivederci, e ciao, a domani. Amici, ricordate questa data, sabato 8 giugno, Pieve a Nievole, spazio festa per chi volesse venire. Noi non diciamo mai le nostre serate. Beh, ma non, qui giochiamo diciamo in casa. Ci sarebbe troppo, ma questa va detta perché siamo qui, sì, a casa, quindi va fatta. Viva Ritornelli, ciao. Ciao. Quanti ritornelli